Comunque, double face ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Silent Hill. No, cioè, quelle di Yu-Gi-Oh! Sì, ci giocavo, quelle di Pokémon non ho mai capito, ma le collezionavo. Le ho collezionate poco, ma le ho collezionate. Pokémon era più semplice, io non ci ho mai giocato. Sei nuovo in ossessione al suo nemico. Non lo eri anche prima. Va bene. Cominciamo ragazzi, mi siete mancati questa settimana, lo sapete, mi siete mancati un sacco, cioè questi giorni più che altro, avevo un sacco di voglia di tornare qua su Silent Hill, sulla collina del silenzio, la collina dei papaveri silenziosi, la collina dei conigli silenziosi, la collina di qualunque cosa silenzioso, qualunque cosa che faccia riferimento a un film però. Allora, abbiamo risolto l'enigma del cubo. Sì, avevamo tagliato i cavi, mi pare, vero? No, è stata una settimana pesante, quindi avevo veramente voglia di mettermi qui a giocare insieme a voi. È l'unico momento veramente della settimana dove insieme all'altro giorno che ho giocato a Outer Wilds con Pippo e Samu, in cui mi rilasso per davvero. Anche io dovrei avere l'acqua, ma mi è quasi finita, dopo l'andrò a recuperare. Sono ancora da tagliare. Ok, aneddoto da panico, paura. Ieri avevo finito il video di Katema, ma mi sono accorto di un errore, però avevo già cancellato tutti i file del video e quindi volevo scaricarlo da YouTube, il mio stesso video, ma l'ho eliminato e non potevo più recuperarlo. Grazie a Dio, l'ho lasciato aperto e ho registrato lo schermo. Stavo per piangere. Ma che trip, se lava. In ogni caso dico subito che i 7:30 minuti. Va bene, se lava, però ok, allora, apprezzo questa cosa che fai, però per le prossime volte ti dico falli non più lunghi di 5 minuti, perché se una cosa me la fai te, tra questo sketch page di Myst, le interferenze di Cosobello, eventualmente un video meme di Toreb, che sono tante cose che io apprezzo, infatti altrimenti se non le apprezzassi non le guarderei tutte. Se però diventano troppe, poi si fa veramente troppo tardi. Quindi diamo il giusto spazio a tutti quanti. Falli non più lunghi di 5 minuti. Per questa volta va benissimo, ma da quelle dopo, insomma, cerca di non superare il tetto. Ah, non ti preoccupare, Stefano. Spero tu ti sei ripreso più che altro. Allora, se i cavi sono da tagliare, io dove cazzo sono? Scusa, questo che è? Non ho memoria di questo posto. Questo era un ascensore che mi portava dove? Che te, ma mi spiace, non lo guardo, esatto. Lol, what? Oh, ecco cosa bello, buonasera. Qui dovevamo trovato la lama di testa piramide, vero? No, piramide testa, ancora meglio. Devo tornare all'ascensore per salvare, ah, ok. Perfetto. Giocherò a Sekiro. Mazza, c'è da fare il boss no damage, cosa bella. Ok. Ho capito, usa le tronchesine, cioè letteralmente non puoi utilizzare questo, ma davvero? Cioè, mi aveva stupito quando avevo potuto ammazzare Maria, però queste cose non le puoi fare. Eh no, se mi permetti di ammazzare un personaggio del gioco, mi devi permettere anche di fare queste cose. Come prego. Perché sono troppo indietro, vero? Devo avvicinarmi di più. Fammi equipaggiare un'arma più forte. Sì, salutate tutti, coso bello, ragazzi. Grazie.
Insomma, oggi andiamo a Mainz. Sembra vero. Mo, dove cazzo sono io? Allora, lì c'eravamo stati in questa parte qua che... Oh, ragazzi, non ci posso fare nulla. Mi ricorda Resident Evil. E qui non mi ricordo se ci siamo stati. Morrido perché ora ho il gioco di quando vedo. In qualsiasi contesto il suo nemico sempre ti richiamo mamma o papà. Mamma amico e papà Sephiroth. Oppure mamma Sephiroth e papà amico. Perché no? Guarda il sangue a terra. Allora, dove siamo? Siamo in una zona nuova. Siamo tornati. No, siamo in una zona nuova. Incredibile, ma vero. Raga, non vi è piaciuto il best of che ho fatto dello scorso episodio? Secondo me è venuto carino. Ho solo preso le parti che mi avevano divertito di più e le ho messe insieme. Però niente male, credo. No, non ci si vede una semplice. Qua mi ci perdo. E vabbè, continua a cambiare un po' di più la telecamera. Vabbè, cambiami di più la camera, mi raccomando. È circolare? Sto girando troppo a destra. Ma è un troll questa zona. Ma è un troll, scusami. No, aspetta, questa cos'è? Oh! Dove sono ora? Dovrei essere da un'altra parte ancora. Minchia, non si vede una semplice. Chiedere una mappa era troppo, immagino. Adoro che il suono dei passi cambia a seconda del terreno. No, raga, dove cazzo sono finito? Ah, ora mi dà una mappa? What the fuck? È probabilmente per una host di sottofondo se lava. Comunque lo puoi controllare, volendo. No, dai, che palle. Quanti sono? Che ha fatto la telecamera? Oh. Ok, va bene. Whatever. Ben, ma da prima o poi si spunta da qualche parte, beh. C'è un vicolo cieco? Sono contento, mister. Per la creatover, dico. Ma... Penso che qua ci debba essere il coltello di mamma. Cioè, no, è la seconda parte del coltello. È solo un modo per scoprirlo. Quale? Continuare ad esplorare, non fare un cazzo. Dov'è? Ma Gesù santo, dov'è sto rumore? Isaac! Non mi ricordo se siamo venuti da qua. Virgin Brimstone User vs Chad Mums. Knife and Joyer! Ora non capisco se questi proiettili sono. È labirintico sto posto. Sì, per pistola. Vaffanculo. Non capisco se sono gli stessi nemici di prima. Ah, sì. Qua è il labirinto.
Ah sì, direi di sì. Anna Farron, direi di sì. E buonasera, chiaramente. Beh? Ah, ok. Però io qui voglio la ricarica 147. Scuola di informatica. Ho imparato a mettere emoji con il tastino numerico. Mi serve un capro però molto bene. Ma dove cazzo? Allora, il vero problema è che io non so cosa ho visitato e cosa no. Ben, non mi dire nulla, chiaramente, ma a parte anche se te lo chiedessi non penso mi diresti, però ti dico, se qui devi fare delle robe specifiche, devi trovare dei posti specifici, eccetera, per ottenere un finale, sono dei fili di puttana. Perché non si capisce una sega di dove sto andando. La sensazione è normale, mister, essere celati e spaventati per un nuovo inizio. C'è un giornale per terra, ma sono sicuro che andrà bene, dai. Te sei bravissimo, quindi. È macchiato di qualcosa che sembra sangue ed è parzialmente leggibile. Allora, il corpo di un uomo, più tardi identificato come Thomas Oro qualcosa, taglialegna, anni 39, è stato trovato sdraiato a faccia in giù o in su, mezza zazza. Probabile causa del decesso, diverse ferite da coltellata alla parte anteriore del collo e alla parte sinistra del dorso, inferita un'arma tagliente. Che coltello abbiamo noi? L qualcosa. L'ora del decesso è stimata tra le 23 e la mezzanotte. In base ai segni di lotta nella stanza e all'assenza di un'arma del delitto, la polizia lo considera un caso di omicidio e ha delle indagini. I dev non sono così bastardi. Speriamo. Inoltre, poiché è stato rinvenuto del denaro nella stanza ed il signor Oro qualcosa, oroscopo, no, ha avuto episodi di ubriachezza e di violenza in passato. Allora, poiché è stato rinvenuto del denaro nella stanza ed il signor Oro Prox ha avuto episodi di ubriachezza e di violenza in passato, sì, la polizia sospetta che il presente, no, mittente, movente, il movente non sia il furto di qualcosa, ma si tratta di un delitto. Non lo so. Oropkrz. Potenziale, no. Non lo so. Questa sarà un'informazione di lore fondamentale, ma me la scorderò in 3 secondi. Cosa stavo dicendo? Sì, c'era un punto di salvataggio, ho sbagliato a non salvare, ma guardate come si fa. Pam. Sbrigativa sta mappa. Minchia, qui quelli con la... lo sapevo che ti avrei ritrovata prima o poi. Con la follia dei buchi, come si chiama? Che cazzo sei te? Non è piramide, vero? Ok, dov'è l'arma più forte? Ma porca puttana, sei malato! Addosso un tavolino. Oh, no, toglimi! Che schifo! Ma sei il coglione in culo! Donna, levati dalle mani! Posso sparare a lei secondo voi? Ma a parte un conto era Maria, questa non le voglio sparare. Bell'attacco. Mi dà un bacino. Che però non vorrei mai ricevere nella vita reale.
Ok, devo curarmi, direi, sì. Che schifo. Il giusto, l'arma di Pyramided. No, aspetta, 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 aspetta. Levati di qui! L'animazione! Ma attacca! Non funziona! No, non funziona, non funziona. Fa cagare quest'arma, non si può usare. Ci mette troppo per essere usata. Sì, ma c'ha dei tempi, cioè. Ma sto colpendo almeno lui o no? Ho capito? Ben, scusami, il coltello va saputo usare, se lo fai bene lo uccidi in meno di 6 colpi. Ma per tutta la fatica che faccio per muoverlo, 3 gliene dovrei dare. Ma guarda che mi ha fatto! Poi qua è questione solo di piazzarsi per bene, ma la stanza è troppo piccola e poi c'ho. Dio buono, c'ho ostacoli dappertutto per muovermi. Ah, ci riprovo, ok? Tanto ho salvato, quindi. Sti cazzi. Ma non attacca! Dai! Ma cosa vuol dire questa cosa? Scusate ragazzi, ma non posso essere scemo io, ma avete visto? No, ora muoio piuttosto. Ma perché? Non aveva senso. Ma nulla ha avuto senso di questa boss fight. Nemico bellissimo, inquietantissimo. Ma che cazzo di intelligenza artificiale? Ma non è nemmeno l'intelligenza artificiale il problema. Il problema è l'arena che è troppo piccola. E secondo, cioè. Se io non arrivo fino all'ultimo frame di attacco, lui se ne sbatte il cazzo del fatto che io ho cominciato un attacco e mi attacca lui e mi sovrascrive la mia azione. Ma raga! Ma oh! Ma terrificante! No, aspetta, ora mi riporta. Ah, shushushusha. Esatto. Facciamo così. Come il gioco si aspetta. Salviamo per davvero. No, ora diventa una questione di principio. Cioè. 9:34. No, non è più terrificante la tavoletta del water fredda, non credo. Perché lo chiama papà poi? In realtà lo chiama Daddy. Ok, beh. Sì, penso il nome tu me lo possa anche dire. Se non è spoiler di nulla, dimmelo pure. Ma sono abbastanza sicuro che si chiami Jeff. Mi dà questa sensazione.
No, non ce la faccio da qua. Ho capito. Madonna, non... No, ragazzi, ma veramente è fatta male sta boss fight. E ora ti sto davanti. Ma vuole un invito a cena? Vuole un invito formale, ragazzi, per fare un attacco, secondo voi, questo coglione? Are you seeing what I'm seeing? Sì, ho capito con L1 R1 ti giri di scatto, ma... Oh! Oh, più di così non posso fare. Ma secondo me il problema è la hitbox anche della spada, perché se non ha abbastanza spazio dietro per far partire l'animazione così che diciamo non si compenetri con il muro dietro, tipo si sposta in avanti. Git good, ma io sono uno dei più git good in assoluto, coso bello, ma qui non... Cioè il gioco non mi sta proprio dando una mano. No, ovviamente, vabbè, chiederò di farlo una seconda volta sarebbe stato... Troppo. Tecnicamente, dato che Angela lo chiama Daddy, lo spoiler non... Tecnicamente, dato che Angela lo chiama Daddy, lo spoiler non c'è. Il boss si chiama Abstract Daddy. E ti giuro che sia il nemico. E ti giuro credo sia il nemico più malato in assoluto di tutto il gioco. L'animazione d'attacco è più una cosa, la difficoltà del normale non ricorda per essere questi problemi. Zio, io ti giuro che... No, ragazzi, non ho rage quittato. Sono andato a prendere l'acqua. Minchia, malissimo. Va bene. Che palle, algoritmi oristici. Quando fanno così cagare. In arte le armi corpo a corpo rimbalzano sulle pareti, se lo sfrutti bene puoi accettare un boss in maniera marcissima. Mi si è visto perché ero nell'angolino. Ce la faccio, qui. Prima. Che tema quando pain, ma totale proprio. Cioè, mi riesce finalmente di fare un attacco con la spada e lo manco. Cioè, è difficile anche capire dove cazzo sta puntando. Palle. Io voglio la soddisfazione di ammazzarlo alla spada. Troppo stretta con questa stanza, cioè, allargala di 1.5 per e ci siamo. Levati. Abstract Daddy. Ven, ma hai mai visto un cosplay di questo aggeggio oppure no? Chiedo per un amico. Se mi giro di scatto mentre c'ho la spada, faccio fatica oppure? Faccio fatica. Che palle però avere un'arma e non si può usare.
Non tanto per sbaglio, ma per cercare di liberarmi. Questa cosa lui mira meglio quando ha la cosa accesa, non la sapevo però. Ma sei coglione! No, ragazzi, mi sono rotto le palle! Ma dai, ma cosa vuol dire? Impossibile usare quest'arma! Io buono! Più che altro perché è la prima volta che mi succede di essere così frustrato in questo gioco. Che palle! Vorrei mettere il bacino, sono contento. Sa che se non riesco almeno a questo tentativo uso il fucile comunque. E vabbè. Non posso fare casino. Vabbè, buona, ho fatto la piroetta lì. Solo hop! Mai visto un cazzo di abbe figo. Strano veloce dal mio pain. Del mio pain, tutti voi potreste pensare che il pain sia un meme tradotto da qualche parte o da qualche altro youtuber. Invece no, il pain ho iniziato a dirlo a cazzo, non so neanche perché, ora si lo ripeto tanto. Io non so quando ti tieni tutto il giorno, ma qui io mi metto paura. Ma l'attacco normale non te lo fa fare. Con l'altro pulsante, dici? Non l'ho mai provato. Peggio di quello verticale. Cioè, scusami, se premo il pulsante di attacco dovrebbe attaccare o no? Perché non mi pare. Io miei genitori quando gli dico che vorrei venirti a vedere. Ma non lo conosci davvero, fratello. Cazzate. Dai! Sabaku no Maiku, puoi giocare a questo gioco di merda? Non vedremo come si fa. Poi non posso mettere in pausa per riporre l'arma e scappare. No, ragazzi, impossibile, ok. Va bene, vabbè, ho capito, vaffanculo. No, non è cosa. Che palle, non è veramente cosa. Ma come, scusa, prima gli ho dato. Ma allora fa cagare l'altra arma. Non lo spadone, dico la. Come si chiama? Carabina? Are you okay? Scusami. Ma prima gli ho dato 37 proiettili in faccia. E non è morto. Ora va bene una spadata, ma poi 4 proiettili di questa. Angela, relax. I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like
You always did. You only care about yourself anyway. You disgusting pig. Ma cioè, stai dicendo che se la vuole trombà? Angela. Don't touch me! You make me sick. Quindi è stato anche un molestatore? No, non credo, dai. Sta partorendo. Caccaculo bisnello. Che sono gli schifi e si muovono? You said your wife Mary was dead, right? Yes, she was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. Concetta, no, sia mangia lei. Concetta. Come ti è venuto il nome Concetta? Dimmi che a un certo punto finisco il sangue e comincio a camminare normale. No, quanti sprite riesci a sopportare di pedata in terra? Infiniti, ok. E basta? Ma quelle stanze inutili... Ah, ma scompaiono. Ma le stanze inutili che ho trovato prima a Mainz rimarranno inutili per sempre? Sa di sì. Io nel dubbio ricarico tutto. E mi equipaggio questo. Sto andando in una parte nuova, vero? Sì. Qui devo salvare. Angela piange, meno ammalato, insulta Chrome, rifiuta di lavorare, se ne fa. Esatto. Comunque il motivo per cui ho questo boss e la mia prima reaction a lui è perché le famose infermiere, sai che esistono? Sai che esistono, piramide lo conoscono anche i muri. Gli altri amici sono abbastanza easy, ma nulla ti prepara contro un cazzo di tavolino con le gambe. Mi è pronto a stuparti per l'assenza della parola. Minchia, ma davvero? Ora c'è da capire perché un tavolino con le gambe cerca di stuprarti. Cioè, ok, c'è la tematica dello stupro, va bene, ma perché un tavolino? Ok, lui aveva anche pensieri suicidi, perché non è la prima volta, per carità, che vediamo dei cappi. Questo è un enigma dove se tiro la corda sbagliata muoio, ovviamente. Quindi ragazzi, non tirate le corde in questi casi, ok? Che cazzo è successo? Ok, stessa animazione ma punti di vista diversi. Sapevo che ti avevi sempre riparlati. Se lo fai a caso. Cara, io le corde non le tiro. Io le leggo al cappio solo per divertimento. Non gioco. Ok. No, giusto per provare a questo punto veramente a farlo a caso, fammi tirare anche questa. E ora giriamo un po' in giro per cercare la soluzione invece. Non si vede molto la differenza. No, vabbè, ma andrà fatto in un certo ordine. Però qua c'è una roba che vorrei leggere.
Morti, morti appesi all'albero delle pere. Quanti impiccati riesce... Morti, morti appesi all'albero delle pere. Quanti impiccati riesce a vedere? Lingue ormai blu e volti dal grigio pallore, guardali dondolare, non sentono più alcun dolore. Cazzo, una poesia da leggere ai bambini proprio. Il primo ha ucciso il macellaio locale e lo ha fritto in padella con un po' di guanciale. Lo ha dato in pasta ai suoi ospiti a cena, che se lo sono gustato fino all'ultima vena. Che schifo. Un altro, armato di sorriso e caramelle, dalle strade rubava delle povere bambinelle. A dei veri e propri barba blu le vendeva in schiavitù. Ma che cazzo sto leggendo? Durante la notte si è intrufolato, ma il ladro è rimasto fregato. Si è ubriacato lo scemotto e l'indomani si è svegliato galeotto. All'artista certo non manca l'impegno, sforna banconote senza ritegno. Ma la pioggia in flagrante l'ha colto quando l'inchiostro che usava si è dissolto. Per avere le tasche piene, ruba l'oro che non gli appartiene. E nascosto il suo bottino, scappa nella notte il furfantino. Tre case bruciano come are. Lo sceriffo non sa che fare. Ammetto di non sapere cosa vuol dire la parola are. Non può essere che l'hanno messa giusto per fare una rima che non esiste, no, dai. Vede un forestiero... Allora, tre case bruciano come are. Lo sceriffo non sa che fare. Vede un forestiero in città. Lo rinchiude e gli toglie la libertà. Morti, morti appesi all'albero delle pere. Quanti impiccati riesce a vedere? Lungo sei piedi e largo sei uomini, non finge. No, lungo sei... Intorno al loro collo il cappio stretto si stringe. Altarini, ok. Ce n'è un accanto qua, mi sembra. Pull, una rope, and... Solo il senza peccato può aiutarti qui. Tira per sbaglio la corda di un criminale, la tua ricompensa ti sarà resa sotto sembianze strane e fantastiche. No, scusami. Are you fucking with me? Solo il senza peccato può aiutarti qui. Tira per sbaglio la corda di un criminale e la tua ricompensa ti sarà resa sotto sembianze strane e fantastiche. Io continuo a tirare a corda finché non succede qualcosa. O vediamo, boiade. Ora esco di qui e tutte le cose che hanno detto compaiono tutte insieme. Ma è una sola la corda che devo tirare? Cioè quando ne tiro giù una si tirano sulle altre? Aspetta, ma c'è un... What? Ah no, è questo, è il gioco di prospettiva. No, mi sembrava che fosse tipo sotto la grata. Boh, non capisco. Allora, dove minchia siamo innanzitutto? Ok. Noi eravamo partiti da un museo, eravamo partiti. Dove siamo finiti? Veramente siamo nelle backrooms, cioè. No, sono d'accordo con te, Ben. È assurdo che non sia partito da qui la wave delle backrooms. Vabbè. Impossibile girare la manovella senza prima togliere le manette. Impossibile, impossibile, impossibile questa cosa, impossibile. Ok, non credo di avere oggetti chiave utili qua. No, quelli sono già stati. Ok. Quando backrooms. Non mi dire che la soluzione dell'enigma comunque sta nel... Ok. Ci sta.
Ora mi darà una descrizione per ognuno di questi e mi spiegherà com'è morto, vero? La sua faccia è coperta da un pezzo di carta, sopra c'è scritto qualcosa. Quest'uomo è stato impiccato per la falsificazione. Giustizia e vendetta sono state fatte. Ok. Scusami. No, si è strappato male. Dai! Non me la va a lunghe. Minghie swag, minghie minghie. Allora, poi dovrò buttare questa carta. Cominciamo. Buongiorno. Senza, prima possibile aprire la cassa senza prima aver trovato il codice, è vero. Allora, ok, faccio i disegni, ragazzi. Quest'uomo è stato impiccato per falsificazione. Giustizia e vendetta sono state fatte, quindi falsificazione. Quest'uomo è stato impiccato per truffa. Quest'uomo è stato impiccato per incendio doloso. Per rapimento. Siccome l'impiccagione è una cosa che compare più volte, vuol dire che lui ha meditato anche il suicidio comunque. Comunque era da un sacco. Non facevo. Non prendevo appunti per risolvere gli enigmi, figo. Quest'uomo è stato impiccato per furto. Ok. Omicidio. Stefano, tu sai che l'ha fatto l'incendio? Se tipo andassimo a picchiare qualcuno... No, perché? Ok, e andiamo a rileggere... No, dai, acromio. Grazie. Non si ricorda qual è l'ultima volta che ha tirato, giusto per sapere se l'ho fatto a caso o se finirà malissimo. Credo che finirà malissimo. Era quella del rapimento. Mica, ma quindi finisce con... Cioè, ci sono finali diversi? A seconda della corda del tiro. Allora, solo il senza peccato può aiutarti qui. Tira per sbaglio la corda di un criminale e la tua... Ok, devo trovare l'innocente, quindi. Ma quindi se tiravo quella sbagliata spuntavano i nemici? Non ho capito, mi aspettavo un malus, ma non è successo nulla. Allora... Morti, morti appesi all'albero delle pere. Quanti impiccati riesci a vedere? Lingua ormai blu e volte grigio pelle, guarda, non sono blu. Il primo ha ucciso il macellaio locale e l'ha fritto in padella con un po' di guanciale. Omicidio. L'ho dato in pasto ai suoi ospiti a cena che se lo sono gustato fino all'ultima vena. Quindi direi che questo no. Un altro armato di sorriso e caramelle dalle strade rubava delle ma secondo me comunque l'innocente è il forestiero. Potrebbe. Un altro armato di sorriso e caramelle dalle strade rubava dalle povere bambinelle. Davvero? Sì, questo proprio... Questo è?
Rubava delle povere bambinelle. Ma che sono i Barba Blu? Sì, hai ragione che ricaricando l'armi dal menu scanso l'animazione di ricarica, ma non faccio... non tengo mai conto di quanti proiettili ho sparato, purtroppo. Perché parlo e tutto qua. Se giocassi in silenzio probabilmente lo farei, ma... parlando e tutto mi passa di mente. Allora, però, scusami. Questo mi verrebbe da dire furto. No, è rapimento... ah, no, scusami, è rapimento. Ha rubato... ha rapinato... ah, sì, ha rapinato. Ha rapito le bambine. Poco raccomandare, ok. Durante la notte si è intrufolato, ma il ladro è rimasto fregato. Si è braccato lo scemotto e l'indomani si è svegliato dalle 8. Il ladro. Quindi furto, eccolo qua. All'artista certo non manca l'impegno. Sforna banconote senza ritegno. Falsificazione. Sì, ok, perfetto. Ok. Per avere le tasche piene ruba l'oro che non gli appartiene. E nascosto il suo bottino scappa da notte il furfantino. Truffa o incendio doloso? Beh, incendio non c'entra nulla qua. Truffa. No, è furto questo. E truffa era quello di prima. Vabbè. Incendio fino ad ora non c'era. Allora, secondo me è questa. Mi sembra quello più innocente. Però non c'è un suono, un feedback che mi dica se ho fatto bene o male. Forse le manette si sciolgono? Non si sciolgono, se ne vanno quando risolvo enigma? Non l'ho risolto? No, coso bello. Non lo scrivere per scherzo. Come faccio a capire se ho fatto bene oppure no? Secondo me, ma scusami, se effettivamente si toglieranno le manette, uno non può provare tutte e sei. Ok che spawnano nemici, ma sti cazzi, vai a sinistra, è buona. Allora, il primo ha ucciso il macellaio locale e l'ha fritto in padella con un po' di guanciale. L'ho dato in pasto ai suoi ospiti a cena che se lo sono gustato fino all'ultima vena. Questo non può essere... non può essere innocente. Quindi l'omicidio proprio... basta. Un altro armato di sorriso e caramelle dalle strade rubate. Questo figurati. Questo che cos'è? Allora, non è falsificazione, non è truffa, non è furto e rapimento. Perché ha rapito le bambine e l'ha venduta in schiavitù. Che cosa brutta. Aberrante. Durante la notte si è intruforato, ma il ladro è rimasto fregato, si è ubriacato lo scemotto e l'indomani si è svegliato alle 8. Falsificazione, truffa o furto? Furto. Secondo me è furto. Non si aprono senza una chiave. All'artista certo non manca l'impegno, sforna una banconota senza ritegno, ma la pioggia in flagrante raccolto quando l'inchiostro che usava si è dissolto. Falsificazione o truffa? Ciao Nomadi. Io ribadisco è questa. Forse devo tornare nell'altra stanza dove ci sono i nostri amici.
Cioè, mentre tutti gli altri sembrava comunque che avesse... Ah, ok, perfetto. Perfetto, ho la chiave dell'accusato innocente. La carta che copriva il volto del cadavere è qui. La chiave dell'accusato innocente. Ah, sì, ok, era innocente ma l'hanno accusato nonostante. Perfetto. Ok, va bene. Devi usarmi in automatico gli oggetti. Chiave lasciata dal prigioniero ingiustamente giustiziato. Vai. Mostra il malfinito Aio. Che figo non l'abbia rimossa del tutto, ma sia rimasta da una parte. Non mi piace sto suono. Ok, almeno qua c'era un solo enigma e buona. Chiuso. Tutta zona nelle fogne, mo. Quando siamo costretti nella vita? Maria? Sono arrivato qua? L'hanno ammazzata di nuovo. Maria, no! What happened to you? Why? Why? Oh, sono molto dispiaciuto. Maria. Ma da dove è uscito il sangue? Da dietro? Ah, oddio. No. Ah, cazzo. Ma è legato al fatto che ho scelto il tizio dell'incendio? Non capisco la ferita che c'ha, perché sembra tipo anche da fuoco, può essere. La teoria per un'ora e un quarto. Bene, io le farò per zero. Maria è morta, ma... cioè... che cazzo? E te l'hai trasportato indietro. Skill issue di Maria, no, totale. No, più che altro ormai non mi stupisce più perché, cioè, sapendo che è tutto un sogno, non mi sto nemmeno tanto a interrogare su interpretazioni e robe strane. Potrei dargli un'interpretazione, ma questo personaggio è morto. È, tra virgolette, tornato in vita e ora è di nuovo morto. Oppure una delle due era davvero Mary. Magari quella che diceva di essere Maria in realtà era Mary e quest'altra era Maria per davvero o viceversa. Questo non lo posso sapere. Però tanto è tutta una sua fantasia ormai, cioè sono sicuro di questa cosa. Quindi, cioè, finché non abbiamo il quadro più generale della situazione... Ma che è sta stanza? Sto andando nel posto giusto oppure no? Dove cazzo sono? Wow, qua c'è un epitaffio. Questo detenuto ha bevuto un'ultima bottiglia di birra prima di essere giustiziato e sepolto qui per l'eternità. Un altro enigma con quella roba lì? No, eh. Chi cazzo è che aveva bevuto? Il ladro? Il nome sulla lapide è troppo consunto per poterlo leggere.
staccare dei numeri da una 30 di oggi. Merda. 24 e 8. Non so se li avevo già detti. Nel caso me lo dici e te ne dico un altro. Dai, cadre, vi tu cuttare se vuoi farci. Sì, controllo tutte le lapidi, figurati. L'allucinazione in realtà è sempre morta dall'ascensore. No, non è questione di allucinazione, è tutta una fantasia questo. È un grande sogno che sta facendo Acromio. E... cioè, mi torna come cosa, perché c'era anche la lettera che diceva ah no, perché l'abisso, bla bla bla. E ci siamo effettivamente avventurati nell'abisso, sia metaforico che letterale, perché ora tu, cioè, se prima poteva essere pseudo plausibile quello che stava succedendo, 8 l'hai già detto, allora 5. Se prima era pseudo plausibile quello che stava succedendo, ora non lo è più, cioè non puoi entrare in una stanza e trovare un tavolino in quel modo e tutti i buchi bli 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 e i personaggi si teletrasportano, cioè non ha senso. La mia best bet è che se assumiamo che anche nonostante sia un sogno i personaggi che muoiono nel sogno muoiono definitivamente, una di quelle due donne è Mary e l'altra è Maria, ma lui non se ne è reso conto, e quella che era Mary, forse questa qua era Mary, perché forse può tornare con quello che ha detto Angela, perché Angela è il vicino e ha detto no, sei un bugiardo, non è morta di malattia. Non è solo lapide, è troppo consunto per poterlo leggere. Questo è un palo. Sì. Poi ci sono dei proiettili. Se un sogno non sarebbe proprio così entusiasmante. Come? È chiaramente un ego, ma Miriam Kay, traditrice. Miriam Kay. Non ho mai sentito questo nome, mi pare. Belle le ombre dinamiche. Il nome sulla lapide, va bene. Ci sono dei proiettili, l'ho visto, sì. Cartucce per doppietto. Dietro non si legge. Oh, andiamo, Franco. Walter Sullivan. Questo l'abbiamo già letto. Era un tizio che era stato ammazzato, vero? Sicuramente anche lui ha fatto qualcosa. Mi neanche non ho idea di chi sia. Ancora oggi sto cercando di capirlo. Perfetto. Ma tipo le wiki non dicono qualcosa riguardo Ben. Quindi testa piramide, no, piramide testa. Cosa rappresenta testa di Acromio? Io l'ho detto, la mia interpretazione è: siccome Pyramid Head stuprava dei mostri che erano solo gambe, verosimilmente di donne, per come erano fatti i poligoni, almeno mi sembravano più avere delle sembianze femminili, Pyramid Head rappresenta la cappella, non sto scherzando, di Acromio e quindi la sua libido, a conti fatti, perché ci scopa tutto quanto. Cioè, ad alto livello la mia idea è, quando è morta la moglie lui aveva ancora voglia di fare sesso, però... perché in realtà è una cosa, cioè, è seria come cosa. Lui aveva perso la moglie, però l'amava ancora, allora ha trovato una prostituta che le assomigliava e ci ha fatto l'amore, però non è rimasto soddisfatto perché in realtà era una copia. E quindi la sua vita non è stata saziata ed è diventata Pyramid Head, una cosa del genere, nella sua testa, perché è tutto nella sua testa secondo me. Walter Sullivan è quello che aveva ucciso due bambini con un'ascia e poi si è suicidato in cella. Ok, non so come collegarlo a quello che so del gioco per ora. Cioè, non so se è una metafora a questo punto... Cos'è un... come si chiama? Tipo Undertale Delta, che scambi le lettere... Dio Bono! Che scambi le lettere e ti viene un'altra parola. Navillus.
Insomma, quella roba lì comunque non è che devo scambiare l'ordine delle lettere e ottengo delle parole diverse che mi fanno capire che si sta parlando di acromio, vero? Non penso. C'è un buco profondo, ma dentro non c'è niente. Eddie Dombrowski. Ma Eddie non è... Oddio, sì, Eddie è quello un pochino grasso. Angela Orosco. Orosco? Il pezzo di giornale, ok, sì, avevo intuito, ma non ci ho dato tanto peso. Acromio di acromio, anagramma. Ok, anagramma. Non ci avevo dato peso, cioè... Ci avevo pensato per un attimo, ma poi non ci ho dato peso, che il giornale parlasse di Angela in qualche modo. Cosa diceva il giornale? Ce lo dovrei avere tra i documenti, però. Quali dipinti? Ah, ok. No, c'è troppa roba, ragazzi, per la lore qui. Comunque, cioè, già da ora lo vedo perché questo gioco è considerato tanta roba, cioè. C'è veramente tanta roba dentro, a parte gli scherzi. Thomas Orosco, quindi sarà il padre probabilmente. Taglialegna, anni 30, no. Ok, quindi quello era il padre ed era fatto in quel modo perché era tipo il tavolo da legna o qualcosa. La parte anteriore del corpo, la parte sinistra del dorso. Ah, il movente, non sia il furto di beni, ma si tratti di un delitto volontario in qualche modo. Quindi ok, Angela ha ammazzato il padre perché lui la violentava. Vabbè, questo è abbastanza, cioè, è la cosa più semplice da capire qui. Questo siamo noi, a parte scherzi, James Sunderland. Quindi i prossimi a morire sono Eddie, Angela e io. Bene, ottimo. Credo di aver letto tutto. Passionale? No, non credo. Cioè, non so se mi stai trollando oppure no. Omicidio passionale non l'ho mai sentito. Qui c'è un cazzillo, ma non... serve a nulla, ok. Comunque questa musica è terrificante. Miriam Kay, non ho proprio idea, non so se l'abbiamo già letto oppure no. Delitto passionale, il delitto commesso non per soldi. Ah, non lo sapevo, ok. Beh, sì, infatti lei non l'ha... Se quello che dico è corretto, lei non lo avrebbe ammazzato per soldi, ma appunto perché si è rotto i coglioni di avere il babbo che la stupra. E dimmi, stava pressoché simpatico. Prima o poi dobbiamo tutti morire. Neanche io non ne vedo, manco io. Walter Sullivan vale con uno dei bambini, perché... Con Walter Sullivan, sai, potrei dire, ma sarebbe una cazzata. È perché lui e Maria avevano dei bambini... Io a un certo punto per un qualche motivo li ha ammazzati, ma che, perché no? Non avrebbe senso. Cioè, quali altri hint ci sono stati dati che lui potrebbe essere quel tizio? No, non... Comunque, tanta roba la musica perché veramente ti fa capire che questa roba è importante. Cioè, ma io quindi potevo rischiare di non... Cioè, meno male che ho avuto il dubbio di dire, ma vediamo se lì c'è qualcosa... Perché altrimenti sta zona non la visitavo.
invece mi sembra stra importante. Ma dov'è finita la stanza di Maria di prima? Cioè, ci siamo teletrasportati via. Odio quando i giochi fanno così. Torna nel cimitero, non hai altre cose da fare nel labirinto? Vabbè, non ho capito, scusa. Qual è il labirinto? Ah, questo? Che cazzo c'è di là, scusa? No, oddio, non volevo dire. Ah no, qua c'è Maria. Ah, minchia, ok. Non c'è nient'altro che possa fare qui. Ah, ok. Torna al cimitero. Cosa mi... cosa... non ho visto. Puoi gettarti dentro la tua stessa tomba. Te lo dico subito perché se rifai tutta la strada indietro non becchi nulla. Grazie mille, Ben. Comunque, cioè, questa cosa generale. Ah, è vero, si vede anche. Ok, però se non ci fai caso. Siccome io gioco la sera così stanco, in questi giochi a enigmi barra dal game design abbastanza anzianotto e che richiede veramente tanta attenzione e può facilmente portare alla frustrazione se non stai attento a determinate di cose, io ragazzi non sarei mai riuscito a portarlo qua in live se non fosse stato per Ben. Perché se lui non mi diceva questa cosa, per esempio, noi stasera si rimaneva a girare come dei coglioni dappertutto. Ma tranquilli proprio. Comunque, qua si va a Sheol, direi. Poi uno può dire, vabbè, ma te lo potevi giocare da solo per i fatti tuoi nel tempo libero. Assolutamente vero, ma a parte che l'avrei comunque fatto di sera, quindi un po' avrei smattato ugualmente. Non parlavo, ma avrei comunque smattato perché era sera. E poi mi diverto di più con voi, cioè. Guarda che scene comiche si sono create fino a mo', dai. Secondo me fino ad ora tanta roba, sono contento di come sta venendo fuori la serie. Perché poi non solo è figo quando è figo il gioco, ma anche quando è figa la serie che ne viene fuori. Secondo me però sta venendo una bella serie. Ok, qualcosa mi dice meglio cambiare arma. Sì, a voglia. Che poi il gioco non ti dice che il labirinto a sto punto è inutile. Finché non ritorni all'inizio, Acro mi dice da dove sono arrivato, non ha senso tornare indietro. Se l'avessero fatto dire prima avrebbe guadagnato un pelino. Oi oi. Ah, questo caricamento lungo non mi piace. Esatto, solitamente è simbolo di una cazzi. Eccolo. Ed ha ammazzato altre persone. What are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You make me sick. Badass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Non riesco a concentrarmi, vedo le risorse in giro e le voglio prendere. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Eddie, have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James! Oh.
buona Ugo. No! Come? Ma scusa! Ma è una pagliacciata questa. Ma che cazzo fa? A parte che Ben, c'è Twitch che mi dice: vuoi consentire o no il messaggio al Kill You James? Perché c'è scritto al Kill You. Ovviamente consento. E, no, ma ha fatto morire quando ha fatto. Cos'è che ha detto? Eddie, have you gone nuts? C'è proprio una tranquillità. Eddie ha detto: io mamma choke. Sì, esatto, Ben, no, te l'ho fatta dire io, non ti preoccupare. Ma è Super Saiyan, Eddie! Ma non mi aveva ammazzato, scusa, mi ho guardato la mia vita, ero giallo, tipo. Dai, ma che cazzo succede stasera? Eddie, uccide, dice io, ma gioco, fai il pazzo, rifiuta di lavorare, se ne... Oh no, ci vuole uccidere, lavorando. No, non la uso, basta, mi ha rotto i coglioni l'arma di piramide testa, non si può usare. Impossibile usare quell'arma. Sì, puppami la fava. Puppami la fava. Oh, puppa. Puppami la fava, grazie. Scusate, non me la stavo puppando. Contro le piramide lo stronca in due colpi. Sì, ho capito, ma prima che riesca a fare... Ragazzi, basta! Dio buono, ci provo una volta sola. Quindi è lui il boss finale. Tanto non riesco a usarlo il coltello di piramide cazzo. Guardalo! Mi interromperà l'azione di attacco, sta a vedere. Guarda, guarda dove schiva. Madonna! Minchia, davvero due colpi precisi, ma che cazzo? Ah, cromio! Au! Ma si scemo! Vabbè, non penso mi ricapiterà mai più un tentativo bello come questo, quindi. Sì, sì, tutto molto real fino ad ora. Quello non muore per il coltello di piramide, ma poi, cioè, cazzo, avevo sparato dei proiettili addosso, ma che cazzo. Vero, combattimento incredibile. Ma uno poteva andare avanti nel gioco senza aver trovato il coltello di piramide, per caso? E soprattutto, perché non è ancora comparso, no? No, non mi dica che questa è l'arena. Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look, after you've been laughed at your whole friggin' life. That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. Tried to chew itself to cancer. Finally died all curled up in a ball. Then ciao Broxato, buonasera. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. He's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Let's party! Tecnica suprema! Giro il giro tondo!
Dai, dai, finché non si stanca. Siamo tecnicamente 10 spettatori. Io ne leggo 5, ma ok. Tum, tum. Tum, tum. Ragazzi, questa battaglia boss è incredibile. I have never played something like this before. No, vabbè, pulizzare Eddie facendocelo tutto mi manca. Per forza! Madonna, ti ho colpito 37 volte, credo. No, torna qua. Dai, è acromio, James. Allora, visto che prima mi ha shottato da un momento all'altro. Ok. C'è il turno, me la schema di caricamento. Dove va? Dove cazzo stai colpendo? Per l'amor... Ma per l'amor del cielo, acromio! Ma poi è bellissimo Eddie. Il rumore che fa la spara non si completa. Eddie? I killed a human being. Non ci fate della faccia, mi raccomando. Human being. Il grande catena mi ha salutato, sto andandomi tranquillo. Mary. Did you really die 3 years ago? Potevano anche fare il dialogo Mary e poi sei davvero morta 3 anni fa. Ha un po' rovinato il pathos. Sì, Acrome, lo hai killato. Allora, dammi la mia pistolina. Ok. Cara, ti dico questa cosa perché è missabilissimo e me ne sono accorto perché lo hanno detto. Controlla la lettera di Mary. What? Ma prima la potevo leggere. Prima la potevo leggere. What the fuck? Ok, avrà sicuramente una spiegazione, però. Piaceva Eddie, almeno ha lottato e non aveva gli schiscio, esatto. Prima potevi leggere. Ah, ecco, ho ucciso Eddie e il testo è sparito. Ah, è questo che triggera la cosa? Figurati. Cazzo c'entra Eddie? Perché ora ha perso la sua umanità, tipo. Comunque stiamo andando, credo, nei laboratori dell'Umbrella. Sto Riddler in realtà è Pyramid Head, dove potrebbe essere? Keep off. Sì. Oddio santo. Ma... non c'è nulla. No, ma se... come no? Va bene, mi sembrava ci fosse qualcos'altro. Volevo provare a vedere, ma non me lo fa fare. Bene, posso salvare o mi sono perso qualcosa? Secondo me siamo in coma. Perché tipo fa conto lui si è provato a suicidare ma non c'è riuscito ed è finito in coma. Ok, salvo. Secondo me è caduto in coma per qualche motivo. Sì, sì, sì.
Poi c'era anche la cosa delle malattie, delle cure dell'ospedale, che diceva se uno è malato ma è contento di esserlo, parafraso. Forse è meglio non curarlo, boh. Ma ora dove siamo? Non siamo sull'acqua, dai. Comunque, cioè, qui è dove eravamo, a livello di altezza. Siamo scesi laggiù, ok? E siamo arrivati qui. No, no, ma non è un sogno. Salva, salva. Fontana miseria. Su di Varkenard volevo morire. No, perché? No, mi dica che c'è una roba brutta. No! No, zio, che cazzo stai dicendo? Oh mio Dio. E quindi? La posso girare? Ragazzi, non capisco. Non capisco se sto guidando io oppure no. Ok, sì, sto guidando io. Però posso andare in una direzione sola. Cioè, se apro la mappa non mi dice dove sono. What the fuck? Ma che strana sta cosa. Messo tutto bene, sì. Vuoi vedere? Aspetta. Pam. Ah, no, non vedete, vabbè. Non vedete tre pixel che stanno qua sopra, insomma. Io forse posso. Ah, no, però così la webcam fa cagare. Ah, non mi piace. Ah, ok, meglio. Molto meglio. Tanto vabbè, al massimo vi perdete 3 pixel. Tanto continuo a remare. Facciamo così, terrema, io intanto. No, ma va bene, sì che va bene. Se tu muovi la barca puoi curvare verso sinistra o destra, che uno dovrebbe muovere un remo solo e già è sul posto, penso. Ah, eccolo, ok. No, non è vero. No, ok, ti posso giurare che questa è la cosa meno intuitiva che io abbia trovato fino ad ora nel gioco. Per curvare. Ma vaffanculo. Scusa, ma anche da implementare sta cosa, no? Ma perché fare una cosa del genere? No, raga, non. Meno intuitiva delle artine di succo? Sì, perché non mi so. Cioè, non c'è un punto di orientamento qua. Cioè, sto andando completamente a caso, non mi sembra nemmeno di starmi muovendo. In hard ho passato letteralmente 40 minuti convinto che il gioco si fosse buggato perché qualsiasi cosa facessi non mi muovevo di un centimetro. Alla fine ho capito che in hard, senza che ti venga detto, cambiano i comandi. What? Davvero? Perché ti dovrebbero cambiare i comandi in hard? Non ha senso. Diciamo che per ora. Lì come sta andando? Madonna, ma nemmeno l'80%. Ho già avuto un culo l'altra volta. Che è un gioco bello, solito. Qua e là, però, c'ha delle cose veramente stupide. Cioè, perché farmi fare questa cosa? Senza punti di riferimento? Qual è il divertimento di questa parte? Qual è il terrore?
In hard le due levette corrispondono ai rispettivi remi, ed entrambe vanno ruotate continuamente in modo da far cambiare direzione. In più non c'è neanche la luce da seguire, cosa che tu, se a una certa di giri bene, dovresti vedere. Mi devo girare allora. Bene, ma dimmi per queste cose. Comunque, se mi dici queste cose, Ben, vuol dire io non giocherò mai a questo gioco ad hard. Mi sembra di andare più veloce così che prima. Forse questa è una luce? Ah no, eccola. Sì, ho capito. Conservazione del moto, però così esageriamo. No, che mi posso girare? Sì, assolutamente, ma non avevo capito che dovevo trovare una luce. Allora, ti spiego cosa ho pensato io, va bene? Ti spiego cosa ho pensato io. Allora, a parte che ho pensato che è un coglione perché non mi fa vedere dove sono, ma questo va bene. Ho detto, va bene, sono partito da qua. Allora, se sono partito da qua, mi sono immaginato, starò andando in questa direzione, quindi... Dai, starò andando, sono partito da qua, dicevo. E mi sono immaginato, ok? Poi magari ho sbagliato, ok? Però, mi sono immaginato. Dovrò andare, cioè mi farà partire in questa direzione qua. E allora ho detto, siccome questo è segnato, io ruoto un pochino a sinistra e ci arrivo. Magari bumpando in questa isoletta, e invece no. Scusa, senza luce è impossibile. Come cazzo fai senza luce? Scusa, senza luce devi provare completamente a caso? Blind random search. Che brutto. Cioè, questa è difficoltà super artificiale. Mi dicono che non vincerò, che non sarò mai qualcuno, ma la mia risposta adesso è no, non mi arrenderò, nessuno potrà fermare il mio fuoco ardente, ho un sogno grande nella mente e quel momento adesso arriverà, c'è una strada da percorrere superando l'impossibile, io ci riuscirò. Niente mi fermerà, le mie paure lascerò dietro di me, perché un futuro ancora c'è, nessun dubbio mi rallenterà, la forza adesso mi accompagnerà. C'è una strada da percorrere, superando l'impossibile, con mio coraggio affronterò questo viaggio e so che ci riuscirò. Quindi se hai indicato prima puoi finalmente raggiungere, non puoi scendere in interagirci, però puoi trovarlo. Quindi indicate, ma è pazzo, no, non mi sento, non si parla a questo tono di voce. E perché non lo capiscono anche loro che devono parlare a questo tono di voce? Che ogni tanto questo, quello accanto fa sium, cioè, ma una voce, ragazzi? Che cazzo. La video wasabi trama il centro commerciale. Para para para. Ma tre polli fanno squadra contro il male. Polli kung fu, polli kung fu. Ninja scimpanzé si scatenano in tanti. Ma i calci dei polli kung fu sono devastanti. Polli kung fu, polli kung fu. E poi non basta, mi ricordo. Questo posto non è cambiato affatto in 3 anni. Ok. Allora, però lui, no, era... Cioè, dice, non è cambiato in 3 anni. Quindi 3 anni fa almeno era venuto qua a Silent Hill. Dove cazzo vive lui normalmente? Ma quanto i bambini degli elementari che imitano il sì hum dei Balotelli. Ti giuro non mi serve più caffè la mattina. Ah, ho capito, ok, ho capito, rileggendolo. Sì, però, cazzo, cioè, quello me lo fa a mezzanotte. Cioè, sei uno stronzo a fare sì hum a mezzanotte con i coinquilini. Ragazzi, cioè, a voi vi sembra normale agli orari in cui la gente va normalmente a dormire mettersi a urlare così di punto in bianco, che io poi magari sto per prendere sonno, mi sto per addormentare, poi sium e mi risveglio e poi non mi addormento più.
C'è una fontana a forma di uccello. Al momento non ne sta uscendo dell'acqua. Ah, le scale nei videogiochi sono sempre magiche. Vabbè, ma il giorno per me il giorno in cui ci saranno veramente progressi nei videogiochi sarà quando ci sarà una scala fatta bene, non scripta. Stai scherzando? E io come cazzo facevo a trovarlo? Valkyrion Sirenetta. Ecco parla. Parli del diavolo. Ora vediamo se avevano previsto anche avrebbero fatto il live action con la sirenetta di colore. Sembra che questo non lo possa usare qui. Vabbè. Prima di entrare in hotel, controlla bene fuori. Ecco. Oddio. Ah, iniziamo a sentire un ragazzo urlare: forza uomo. Salve, ci hai fatto uscire il labirinto? Sì, siamo usciti in qualche modo. Peccare, sono stato sentito di volta su mia madre il telefono, che è un gatto che miagola incazzato. Ma a mezzanotte quando vai a letto? Cioè, comunque quando vai a letto? Allora... Ok, non mi dice... Ma a me questo dà tanto il sentore di essere l'ultima zona del gioco, comunque. Però l'altra volta ben aveva detto, ma a metà. Sì, ogni volta. Allora ok, capisci il mio pain. Pain, ho usato la parola di Mist. Sbatte comunque per sbaglio perché mangio. Mangia a mezzanotte, se lava, lo spuntino di mezzanotte. Dai, questa è chiaramente una mappa. Scusa. Hotel Vista Largo. Waiting for you. Non mi piace sta cosa. Ti aspetto. Che cos'è questo? Camera 312, è la camera che occupammo Mary ed io. Mary, sei là? O forse ho una mappa dell'albergo. Ospiti. Ospiti. Boom. Ah, comunque, raga, volevo dire una cosa. Io sarei per portare in live, quando esce, che dovrebbe essere a novembre. Tenetevi forti. No, secondo voi cosa vorrei portare a novembre che esce in quel mese come gioco in live? Non ti manca tanto? No, peccato. Facciamo pranzo, colazione e cena a mezzanotte. What? Silent Hill 3. Beh, in effetti esce proprio qui quest'anno. No, io qualcosina, diciamo, ho capito. Giusto il fatto che secondo me che siamo in un sogno. Lag, ragazzi. A novembre portami 50 euro. Ok, metto in pausa. Aspetto che se ne vada il lag. Fuck, io sapevo che usciva qualcosa che volevo prendermi a novembre, ma non mi ricordo cosa. Pokémons. No, non è Pokémon quello che voglio portare, anche perché non saprei come fare. Perché o lo emulo, ma sarebbe un po' brutto il mese che esce, o combino un modo per, cioè compro alla fine un oggetto per streamare dalla Switch, impossibile, per fermare il portale millenario. Ragazzi, una cosa che esce a novembre. Nessuno, eh? E questo mi ricorda Resident Evil 2 nel laboratorio dell'Umbrella, la mensa. Ho la chiave pesce. Beh, messaggio di prova. Ragazzi, come va il lag ora? Did I scare you?
Dai, cazzo, colpiscila. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. Stanca. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? It's Rachel. She was our nurse. I took it from her locker. No. Ci ha preso Selava, è Sonic. Vorrei portare Sonic Frontiers per vedere se c'è da divertirsi per bene o da divertirsi per male. Nel senso che dobbiamo divertirci perché il gioco è fatto bene o divertirci perché il gioco è fatto male. Anche perché in teoria i giochi di Sonic non durano tantissimo, quindi... Comunque a parte quello mi sta... cioè, mi ha gasato sto gioco. Potremmo pensare... però dovete farmi sapere voi... se fare anche tipo il primo. Perché a questo punto, cioè, ci sta. Questo mi è garbato, quindi... Carissima Laura, lascio questa rete perché alla fine tanto questi... cioè, gli enigmi da giochi horror appunto degli anni 90-2000, le ambientazioni, le musiche, cioè, è un tipo di atmosfera che mi garba. Bello per bello, brutto da essere bello, esatto. Dicono non è poi così Sonic, molto ovviamente bello in effetti di... Sì, sì, no, ma io lo provo perché comunque è Sonic. Però diciamo che ne hanno fatte di cazzate con Frontiers. Con, scusatemi, con Forces. Forces era aberrante come gioco, cioè non aveva veramente senso. Carissima Laura, lascio questa lettera a Rachel perché te la dia quando non ci sarò più. Sono in un posto lontano adesso, un posto tranquillo e stupendo. Perdonami per non averti salutato prima di andare via. Stammi bene, Laura. Non essere troppo dura con le sorelle. E Laura, a proposito di James, so che lo odi perché secondo te mi tratta male, ma dai una possibilità, ti prego. È vero, a volte è un po' scontroso e non ride molto, ma sotto sotto è una persona molto dolce. Laura, ti voglio bene come se fossi mia figlia. Speravo di adottarti, se solo le cose fossero andate diversamente. Buon ottavo compleanno, Laura. La tua amica per sempre, Mary. Oddio, è cosa carina questa. Laura, how old are you? I turned 8 last week. Ma è possibile? Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? Sta mettendo le mani dentro il suo corpo proprio. Laura. I gotta find it. Si stanno penetrando? Laura. Non ho fatto casino ai giochi 3D, ma io non sono d'accordo, perché comunque io per esperienza personale mi è piaciuto un sacco Colors, ma ce n'era anche un altro... Ah, Generations! Generations è una bomba, per esempio, come gioco di Sonic in 3D. È veramente tanto figo, dovrebbero farli tutti in quel modo. Controllo il pianoforte, più volte, è un ordine! Qui c'è un pianoforte. Ricordo quanto Mary amava masse suonare pianoforte. Eh? Non era molto brava, ma amavo lo stesso ascoltarla suonare. Era tanto tempo fa, prima ancora che fossimo sposati. Cosa mi ci fa pensare? Thank you.
Abbiamo mai sentito un pianoforte prima d'ora? Di gente che... Ma perché ogni tanto sembra che me li schippi tutti? Ah, perché mi muovo. Fino ad ora è successo qualcosa nel pianoforte? Ah, ogni volta si aggiungeva un dialogo, ok. Che ha scritto che stai? Un gatto. Ah, è vero, è un gatto. Lino, sto Rilda di merda, t'ammazzerò, puoi starne certa. Un piatto vuoto, un coltello e una forchetta, tutto qua, niente di interessante. Descrittivo come al solito, Chrome. Ben, com'è andata la storia della fibra poi? La no! Non mi puoi far diventare un boss, un nemico normale. Dai, non siamo su Isaac. Cazzo, invece siamo davvero su Isaac. Cioè, abbiamo fatto tutti i meme, alla fine siamo arrivati a Chester. Ci sono i boss nelle stanze normali. La fibra solo ne cerca. Dai, ma quel vecchio di merda non può spostarla nella macchina del cazzo. Quella versione è più scarsa e ci vuole meno per seccarlo. Lo spero. Ok. No, ma porca... Ci tiriamo un calcio anche a lui. Nel dubbio! Dai! Grazie per il pezzo. Ah, grazie per il pezzo, no? Morisce. Ok. Urca. Se questi sono nemici standard, qua è un casino. Qua c'è qualcosa di sicuro. Ora comunque ragazzi troviamo un punto di salvataggio e poi finiamo. Signor James Sunderland, la videocassetta che lei ha dimenticato qui è nell'ufficio al primo piano. Ci avevano già parlato di una videocassetta dimenticata, forse era proprio Storilla averlo fatto. L'ufficio al primo piano. Din din din. C'è un campanello, anche se lo suono non credo che verrà nessuno. C'è una chiave lì. Vecchio è tornato e la può spostare. Ma ora sono i lavori a essere. Stiamo lavorando per lei. La preghiamo di restare in linea per non. Beh, anche te, Ben, rimani in linea. Lo aveva detto Maria nel labirinto. Ah, è vero. Non è vero, sì che ci sono. Oh! Coglione, non ci sono chiavi nella scatola delle chiavi. E questa cos'è? Cos'è questa? Ragazzi, secondo voi che cos'è quella? Wrong answer, Solly. Che cos'è quella? Non mi muovo finché non mi dite che cos'è. Wrong answer, Solly. Mister, ti capisco. Non ho idea di quanto perfettamente. Ok, Nomadi dice che è il cam. La porcina dei capelli di Storilda, possibile. Il mio cazzo. Bene, due commenti su tre sono di natura sessuale, molto bene. Tre su quattro, cappella di acrobio secondo Selava. Cioè, dai ragazzi. La chiave della stanza 312. La
chiave della camera che occupammo, Mary ed io. Il telefono sembra guasto. Qui non c'è niente che può sembrare particolarmente utile. Trovato io. Oh, 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 I want a tiger for me to make me happy. I want her so I can stop using my hand every single day while watching anime. I pull her from my screen, just tracking my dreams. I want to feel her touch, many of my crush. I want my own tiger and she will sing. La la la. Beh ragazzi, abbiamo finito direi per stasera. Indovinello normale mi fa sempre morire. Tiro 52. Il cam, cosa bello, si è svegliato. Vabbè. No ragazzi, quella canzone è fotonica. Allora, a parte scherzi, comunque il, diciamo, compositore faceva un sacco di roba figa. C'era un'impronta rettangolare, c'è una placca davanti all'impronta, c'è scolpito cosa sopra? Posto della principessa che si svegliò dalla morte. Ho fatto suonare il carillon. Punto. Quindi non è una domanda, è una proposizione, è un'affermazione. Sì. No. Cosa vuol dire? Cioè, sembra... sembra un meme. Questo non suona giusto, che in inglese è this doesn't sound good. Vabbè, basta. Giusto. Ok. Carillon, Mario and the Music Box. Faccina imbarazzata. No, per carità. Ok. Ok. Eccoci qua. Vai, basta. Anche per stasera abbia andato. Oh, si è fatto parecchio però, eh. Ma quindi la prossima volta si finisce? No, dai. Almeno altre due volte spero ci duri. Comunque vi dicevo, quando esce Sonic mi piacerebbe provare a portarlo. Oh, poi ragazzi, male si fa due o tre live, si vede non ci piace e si cambia. E fino ad allora, perché quando esce Sonic Frontiers? Se dobbiamo trovarci un altro buco, potremmo provare a fare a 8 novembre, quindi tra poco. Ci si può provare a fare, dicevo, Silent Hill 1? Oddio no, forse potremmo fare un altro gioco. Perché se ci sono pochi giorni. No, come non detto, al massimo se vogliamo fare Silent Hill 1 si fa un'altra volta. Magari dopo. Perché se facciamo finta la prossima settimana di finire Silent Hill 2. Che brutta cosa. E finire Silent Hill 2.
poi mi rimangono. Perché due live salteranno. Non la prossima settimana, ma quella dopo ancora. Grazie, Mist. Perché io parto venerdì, quindi venerdì... Guardate, ve lo dico intanto adesso. Venerdì 28 e martedì 1 non c'è live, perché non sono qua. Sì. Quindi cazzo vuoi fare? Perché mi rimangono 1, 2, 3 live. 4. 4 live prima di Sonic Frontiers eventualmente, quindi no. Al massimo finiamo Silent Hill, anche perché poi c'è quell'altra cosa, la Director's Cut, ed eventualmente abbiamo un paio di live da giocarci come preferiamo. Possiamo fare tipo Rain World, piuttosto che qualche run su Gungeon e così via. Sì, prossima settimana ci siamo, continuiamo con Silent Hill. Bimbi, che vi stavo dicendo? Sì, allora, vediamo il video di Selava e poi Sketch Page. No, capiamate il nome. Coso bello c'ha della roba per me per stasera oppure no? Perché non me lo prende? Me l'ha preso. Ok. Allora, io una cosa che ho notato però quando guardiamo i video di Selava è che giustamente c'è la mia webcam davanti a quell'altra. Non so se volete vedere anche la mia vecchia faccia. Però potrebbe avere senso. Quindi facciamo così, poi però mi devo ricordare di rimetterla a posto. L'alfabeto lore, ecco, potremmo metterci anche quella dentro il calderone, assolutamente. E giocare a telefono cartico. Siamo arrivati a 78, ma cazzo. Vabbè, in realtà è quasi una buona notizia, vuol dire che... Ma scusate, mi fate controllare una cosa. Poi vi spiego cosa sto facendo. Allora, praticamente sto studiando un problema di ottimizzazione per l'università, ok? E ho scritto un algoritmo euristico che cerca di risolverlo. Un algoritmo euristico è un algoritmo che dice: prendo il problema e anziché trovare la soluzione ottima, di sicuro, perché è troppo difficile da fare, cerco una soluzione buona, che sia il più vicino possibile a quella ottima. Ora, la soluzione ottima è la soluzione che mi dà come risultato 1 a questo problema, ok? Perché è tutto scalato. E sto eseguendo lo stesso algoritmo euristico sulla stessa istanza del problema per 10 volte. E fino ad ora ne ha fatte 9. Perché io ho dato come tempo di esecuzione 30 minuti a ciascuna di esse. Il miglior risultato è 0,786622. Che fa cagare, perché quando ho eseguito lo stesso algoritmo, dandogli come limite massimo di tempo 10 minuti, una volta è arrivato a 0,81, che è buono. Speravo che dandogli più tempo mi trovassi soluzioni migliori, così non è stato. Da un certo punto di vista è positivo, perché vuol dire che aumentando il tempo non miglioro la qualità, quindi... Posso cercare una buona soluzione eseguendo più volte l'algoritmo con meno tempo. Però dall'altra, che cazzo, cioè... Un po' ci speravo che migliorasse. Vabbè. Quello è canto. No, sicuro volevi fare paga la mossa, Ben. Non ti posso credere, mi dispiace. Sto messo talmente male che credevo che la roba sul laptop fosse su te Windows XP. Perfetto.
Riecco cosa bello. Carima domanda, i primi giorni di università, soprattutto il primo, come sono stati? In realtà buoni. Il primo, l'unica cosa che mi ricordo, ma oggi con affetto, è che non sapevo dove dovevo andare, perché sapevo il nome dell'aula, ma non sapevo dove fosse, perché non avevo guardato tipo una piantina dell'università. E quindi ero arrivato lì, ero, dove cazzo devo andare? Perché non mi sapevo orientare, era il mio primissimo giorno proprio a vedere l'università. E sono arrivato in quest'aula che era piena zeppa di gente, non ci si stava. Infatti mi sono seduto per miracolo. Ma poi a parte quello, cioè, già il terzo giorno ero a mio agio. Quindi per quello, mista, non ti preoccupare proprio. I like your funny words, Magic Man. La programmazione, come la devi fare? Che calcolo devi fare? A che serve poi? Se la va, troppe domande. Che risposta ti aspetti che ti dia? Questo è il video di Serava, sì. Cosa bello, voglio le tue interferenze dopo, eh. No, ho sbagliato. Non esiste purtroppo. No, capiamate, non esiste purtroppo. Ben... Ben Toriel è incredibilmente azzeccato. Il kebab di coso bello. Continua. Bellissimo, grande Serava. Bellissimo. Ragazzi, mi fate sapere per favore se sentite rumori esterni durante la live, che non siano i treni o cose così. Donna, sti coinquilini di merda. All'altro giorno cosa? Donna, sti coinquilini di merda. All'altro giorno. Ma non erano loro i coinquilini di merda, quelli erano i miei concept del gioco. Coinquilini di merda. All'altro giorno. Sì, grazie. Katema è il corso del tempo, ricordi risate, spero. Donna, sti coinquilini di merda. All'altro giorno ho dormito come tutti gli esseri umani. Quando devi spiegare alla professoressa che hai studiato, gli fai vedere pure gli schemi fatti alle 3 di notte. Ho dormito come tutti gli esseri umani. Siccome era, diciamo, una notte vicina a quella in cui abbiamo ideato le idee per i giochi del corso, mentre sognavo mi sono venuto. Quanto cazzo sono sgranato? Cioè, il mio cervello ha elaborato concept per dei giochi, ok? Seguitemi. E i concept dei giochi sono i seguenti. Due giochi mi sono ricordato, perché appena mi sono svegliato li ho scritti, non lo faccio mai. Allora, il foglio con gli appunti è questo. Cosa hai detto? Non lo faccio mai. Allora, il foglio con gli appunti è questo. Ok? Tu, scusami, nome e cognome? È il simpatico della classe, lui? Ti faccio ridere io? Se vuoi ridiamo insieme, metto una nota? Metto? Serava, non so nemmeno come commentarla, stava sempre scritto. Poi. Ah, sì. Morte da soffocamento sempre bello. Vabbè, ragazzi. È il momento, cioè, veramente. Se sei felice, tu lo sai, batti le mani. Le mani, batti. È abbastanza. Se tu lo sai, batti le mani. Dice in quel purgatori pure qui. Ma io stavo scherzando, non stavo dicendo davvero, hanno parlato di purgatori. Questo non è SM. Basta! Ma sempre! Basta! Cazzo! Il triggered. Cosa c'entra Mori? Double face.
Quindi, esatto, dobbiamo incolpare te allora. Cioè, tu hai ritrovato il tuo momento. Vabbè, lasciamo stare. Non so se darti del genio o del pazzo per questa cosa. Sei andato a ritrovare il commento in cui mi dicevi nella parte di umori. Cioè, grazie a TikTok. What? Che? Anything, lei è nato grazie a TikTok. What? Eh? Dove l'ho letta sta cosa? Ah, in fondo. Anything, lei è nato grazie a TikTok. Ok. What? I'm a nasty girl, fantastic. È te culo natural, no plastic. Lo che tocco. Va bene. Todo eso hila mi me la mastic. I'm a nasty girl, fantastic. È te culo natural. Un gioco un pochino, mamma mia. Vedi che mi trasformavo, vabbè, lui si proprio si trasformava. Vabbè. Le cavo i tappeti non lo capisco. Però trasformarsi mentre si trasformano, io facevo vai Empoleon, anzi Empleon, dicevo da piccino perché non avevo letto la O evidentemente. E poi facevo finta di essere Empoleon. Poi, giuro, le cavo i tappeti. Poi ho scoperto che c'era Nigeria. Mi fa molto ridere questa cosa. Poi l'ho scoperto perché, sai, mi sono preso il Covid-79. C'è qualcosa lì in alto. Mi sono preso il Covid-79. C'è una barra nera, non capisco cos'è. E a quel punto ho detto, forse meglio di no. Ho ricordato che leccavo i tappeti perché hai presente la sensazione di quando ti gratti la lingua con i denti? Ecco, lo facevo no. Per sentire questa sensazione. In ogni caso mi lavo la bocca tutti i giorni, state tranquilli. Non avevamo dubbi. Sono forte, non sono. Carla, dai, esci, lo so che siamo in purgatori. Sa che hai sbagliato anche bagno, dai, esci, Carla. Non vorrà andare nel bagno di ma. E invece ci vai, ma cosa? Qua, come ti permetti? Niente. Ah no, ok. Minchia, ma davvero c'era questa similitudine incredibile? Minchia, non me la ricordavo sta cosa. Perché questa cazzo? Questa cazzin? Chissà se un giorno mi riguarderò mai queste live che ho fatto. Ma questo succedeva in Purgatori 2, ma io non mi ricordo una sega. E ci credo che non mi ricordo una sega. Chissà se un giorno mi riguarderò mai queste live che ho fatto. Ciao Catema del 2036. Catema del 2036 sta guardando questo video. Un giorno fai quei video dove una foto del giorno? No, ormai è troppo tardi, rimarrei uguale. Dovresti provare a farlo te magari, serata, così vedi come cambi, che sei ancora in età da cambiare. Bene, se lo facevamo io e te serata, era da impressionarsi. Mi sento vecchio, che c'è 14 anni, cioè ma vai via, fatti le foto e non rompere i coglioni. Scusami, però Madonna. Meno male non sono nel giorno. Allora, guardate però, è assurdo. Allora, vabbè, questo lasciamo i capelli proprio, vabbè. Questa e questa sono simili. Quel cambio, cos'è che cambia? C'è qualche differenza o non la colgo? Mi ero messo l'apparecchio, ma c'avevo anche da prima, mi sa. Ecco, è stato il taglio di capelli qua che mi ha cambiato un po'. No, porca. Sì, qua già cambio di più. Qua già c'ho una faccia un po' più simile a quella che c'ho ora. Un po' più simile, non è uguale. Ecco, e qua invece adult Katema. Bella, madonna, bellissima questa. Piramide, sono io adesso. Adesso mi diverto, cazzo.
enorme arma brandita da piramide test. Hai messo fine a Super Piramide Head. No, fantastico. È perfetto. È 4K. Una cesta che c'è, stronza. Bastarda, che c'è? Ti do fastidio? Ti nervosisco con la mia presenza, stronza. E sto qua e non mi vado. Che faccia mamma. Ti devo procurare sofferenza perché tu sei maligna, hai la cattiveria nelle vene e tu lo sai che sei una grande cessa perché lo tieni scritto nel monociglio, buchina. Mi vedi? Che c'è scritto lì sopra? Nel monociglio, buchina. Ah, ho capito. Guardami, guardami e continua a vedermi, buchina, perché davanti ai tuoi occhi, fin quando non ti vedo soffrire, non me ne vado. Ciao, stronza, ciao. Cioè, resto sempre qua, però ciao. Ma come ti vengono, se la va? Ma c'è una fantasia fantastica, grande. Merda. Merda. Oh mio Dio. Cioè, hai sgamato delle similitudini assurde, fantastico. Bello, cazzo, bellissimo. Finora è il migliore. Allora. Sì, 2000 QI totale. Allora, che host mettiamo? Tra l'altro il 31, ragazzi, esce la... Ho visto oggi su Twitter la host di Junkill, di Chapter Rewritten. Allora, facciamo questo. Episodio 12 basamento di Sedon. Ok. Sì. Forse l'avevo già messa, ma chi se ne frega. È bella, quindi buona. Allora, qui posso chiudere. Poi devo andare su Discordia. Ok. Mi sto perdendo. Allora, qua. Ok. Allora, quando Pain... Ah, che bellezza! Questo sono io con la spada di Piramide e non mi riesce ad utilizzarla, cazzo. È troppo pesante questa spada, ragazzi. Che palle. Tra l'altro perfetto perché ho messo la webcam a destra, se fosse stata a sinistra avrei coperto una parte. Questo sono io che non riesco a usare la spada di Piramide, fantastico. Questo sono io che volo in mezzo di carta, tipo. Mi rallegrano sempre i tuoi sketch page, come si fa? Questo è bellissimo, questo katema è bellissimo. È super allegro, che bello, cazzo. Veramente bello. Poi. Allora, oh, stavolta ho scelto gli outfit fighi. E anche strani. Oddio. Allora, le ali sono ganze e anche i colori mi piacciono. Il vestiario è molto su
succinto per dire la, per essere usato un eufemismo. Ganz però, poi c'ha un dito strano. Sembra tipo una specie di ape vespa o viverna, non saprei. E Cathemus. Dai, Cathemus è alla moda, dai. Ah, ma c'è un nome? Ah, non spy, ok. Ah, ma è praticamente che ha fatto gli outfit, ok. Guardavo lì. Sai che con qualche rivisitazione un look del genere potrei rubarglielo? Cioè, questi pantaloni sarebbero ganzi. Sì, questi occhi sono fantastici. Però anche questi qui, la faccina qua fantastica, un po' imbarazzata, ci sta un sacco. Sì, Cathemus, smetti di beccarti gli outfit più fighi. Ovviamente sono i più fighi a beccare gli outfit più fighi. Non sappiamo più parlare, Cathemus, ammettiamolo, siamo diventati dislessici. Sì, è abbastanza vero. Però anche noi che facciamo i live a quest'ora, per forza. Gaster come sta? Gaster sta aspettando le tue interferenze, coso bello. Che si fa? La foglia li fico come unico outfit. Gruppo dei dislessici, esatto. Allora, sentiamo. Per oggi. Ne abbiamo molte addirittura. Bene. Allora preparo la. Preparo quello che devo preparare. Ah, giusto, prima devo. Ok, dov'è? Qua. Grazie al petting. No! Ok, per un pelo. Allora. Tra l'altro fammela ribloccare perché poi me la scordo. Ok. Parte. Sì. Sette, perché questa è la settima live su 20. Sì. Ok. Allora, mettiamo una musica. Ah sì, mettiamo l'originale. Il nulla. Ci voleva un po' di interference check dopo così tanto tempo. Allora, oddio, vi sono roba in home page, incredibile, bellissimo. Devo smettere di cliccare sulle robe in home page, poi mi va a finire che le voglio leggere, non c'ho tempo di leggerle. Allora. Allora, numero 1. Il titolo. No, il titolo mi fa schiantare. Cazzo, ora c'ho voglia di leggerla. Ma dura anche poco. Ok, la prima è fantastica. È un generatore di numeri casuali, penso usi così bene. Ah, questa è a colori addirittura.
Non c'è male, boia, se non c'è male. Ok. Questo disegnatore io lo conosco. No, forse no. Chi è? Che cos'altro ha fatto questo tizio? No, non ho visto nessuna sua altra opera. Però c'è un serio disegno e non mi è nuovo. Ok. Un po' eccessivo forse, però carino. Sulla sofisticatezza qui. No, no, una cosa bella è una garanzia, ragazzi. Ah, ecco, infatti, questo è dello stesso autore, perché l'ho visto prima mentre scorrevo. Ok, quindi siamo sulla stessa scia, direi, sì. Ok. 5. Ah, il quinto lo conosco, cosa bello. Il quinto l'avevo già trovato di mio. Mi era garbato un botto, sì sì sì. A parte la parte finale che è un po'... Però sì, non è male. Questo non è quello di prima? È tipo un sequel. Sì, abbastanza. Ok. Minchia, quanto è lungo? Ah, ma poi è in giapponese. Sono in giapponese però non... Cioè io voglio leggere i dialoghi. Voglio leggerli i dialoghi, non mi bastano i disegni. No, che schifo. Otto. No, oddio, cosa mai trovato. Ecco, no, però i codici su anime che conosco non mi fanno impazzire. Ti devo dire la verità. Le parodie di quello che conosco non mi fanno impazzire. Dipende dal soggetto, ma in generale no. Ok, questo non mi dice nulla. Continua la prossima live. Se no, è troppo, hai ragione. Ok, questo ci sta. Sì. Aspetta. Sì, ok. Questo disegnatore è pazzesco. Mamma mia. Mamma mia, questo disegnatore mi fa impazzire. Ok. Sembra più tranquillo. Infatti è carino. Ok, ne hai trovato un altro. Ah, volume 2, quindi è il sequel di quello di prima. Ok. Va bene, allora se è il sequel ti do lo stesso giudizio, direi. Ora siamo all'ultimo in questo momento. Volume 3. Hai trovato, cioè ne hai trovate 3 della stessa. Ti sono garbati tutti e 3 e me ne hai proposti. Beh, ci sta. Ok. Stasera è andata bene comunque in generale. Buono. Buono, buono. Bravo, coso bello, grazie.
Vabbè, ragazzuoli. C'è anche volume 4, vediamo la prossima volta. Allora, noi ci vediamo quindi martedì sera per l'hotel di Silent Hill. E basta. Qua è tutto, io vi ringrazio di essere stati con me, è stata una bella live, mi sono divertito anche stasera e mi sono un po' ripreso da questa settimana. Qua è tutto dal vostro Katema, ci vediamo nella prossima parte. Peace.